Ci sta. Ah, ecco. Questi sono i miei riferimenti, ma li troverete poi anche alla fine della presentazione. Ovviamente anche noi come agenzia abbiamo un assistente digitale che risponde a quelle che possono essere le domande che si fa a un'agenzia di pubblicità. Di solito sono cosa fate e i prezzi. Ve lo dico subito che sui prezzi non facciamo rispondere al bot perché c'è una varietà infinita di tipologie prodotti che si possono realizzare, quindi vi potete divertire nella parte dove spieghiamo quelle che sono le potenzialità dei bot, quindi i vari servizi che un bot può avere. Come vi dicevo, noi siamo un'agenzia di comunicazione, siamo grafici, siamo comunicatori, siamo programmatori, non io non sono assolutamente programmatore. E anzi sugli aspetti tecnici ogni tanto chiedo assistenza, però anch'io mi sono fortemente invaghita di questa tecnologia. Vedo nei chatbot veramente vedo delle potenzialità, quindi una prospettiva, delle prospettive sia economiche che soprattutto in termini di comunicazione per il futuro. E di conseguenza ci siamo buttati nella programmazione di chatbot. Un primo alleato che abbiamo trovato in questa sfida verso questo nuovo mondo, questo nuovo mercato, è stato Conord. Conord è una confederazione di province, che è un ente che aiuta i comuni, li aiuta nella gestione di quelle che sono le problematiche quotidiane, che hanno problematiche di tipo amministrativo, di tipo organizzativo. E Conord, secondo me, ci ha visto lungo, ha visto nei chatbot la possibilità di fornire dei servizi ai suoi associati e quindi insieme a noi ha realizzato un primo chatbot dedicato agli enti locali. Come l'ha realizzato? L'abbiamo realizzato con dei criteri su quelle che possono essere, secondo noi, le principali domande o le principali risposte che i cittadini cercano nei confronti di un'amministrazione. Quindi il mio comune bot è un bot generico con dei dati fittizi di un qualsiasi ente che risponde alle domande che prevalentemente i cittadini fanno tramite chat al proprio comune e ovviamente poi deve essere personalizzato sulle necessità di ogni singolo comune. Questa è una parte un po' intensa, però la vediamo insieme, non vi preoccupate. La prima cosa che mi viene da dire è che come tutti quelli che programmano chatbot si sono trovati di fronte a una prima grossa minaccia, cioè quella che Facebook demonizza quelli che non fanno parte delle loro piattaforme, cioè penso a questi programmi chiamiamoli interni che Facebook ha acquisito e quindi tutti quelli che fanno programmazione in forma autonoma hanno non una collina ma una montagna da scalare per vedere pubblicati i loro chatbot. Detto questo però è comunque fattibile, è semplicemente un percorso più lungo rispetto a chi utilizza questi software che vengono proposti da Facebook. Se poi andiamo a vedere quelle che sono le caratteristiche di questo bot, il messaggio chiave su cui si basa tutta la programmazione di questo software è il fatto che comunicare è facile, ma farlo bene è difficile. Ogni amministratore si trova di fronte a tantissime cose che realizza, che porta a casa, lavori, opere che fa, ma spesso non riesce a comunicarle bene o comunque non riesce a stare dietro a tutto quel flusso di comunicazione che spesso sui social li sommerge. E quindi Questo chatbot nasce con questi punti di forza, che sono quelli di poter comunicare con degli amministratori H24, quindi i tempi dell'ente non corrispondono quasi mai ai tempi del cittadino e il fatto di poter avere una risposta che sieda l'ansia dalla risposta immediata ha un valore fortissimo in questi termini.
chatbot ha è quello di poter avvicinare l'ente al cittadino. Perché non so se tra di voi c'è qualche amministratore, ma la forma mentis del cittadino è fortemente diversa dalla forma mentis dell'amministratore. Se io cittadino cerco una cosa sul sito, posso trovarla, ma non sono magari certo di quello che sto cercando. Parliamo di delibere di giunta, delibere di consiglio, determine, cioè c'è tutta una terminologia tecnica per cui il cittadino spesso si trova smarrito. E quindi l'idea di avere un assistente che ti aiuta a trovare quella che è la tua risposta all'interno di tutta questa burocrazia ha veramente un valore aggiunto. Arriviamo ad avere poi in questo modo anche una gestione intelligente di social, perché spesso capita che, come vi dicevo prima, l'amministratore non ha le risorse o non ha sia in termini di personale o in termini di tempo di poter gestire le proprie pagine Facebook, e quindi capita spesso che o le chiudono ai commenti degli utenti, e quindi con una pagina chiusa i cittadini vanno a riversare le loro frustrazioni su altri canali, ma che comunque sono online e che comunque generano danni, oppure se non lo chiudono devono avere una persona che H24 sta lì pronta a rispondere al cittadino. Quindi l'idea di avere un assistente che possa in qualche modo intervenire in tempo reale a veramente assedare le ansie dei cittadini risulta secondo noi molto, molto avvincente, molto interessante. Ed è inoltre un modo per avvicinare la pubblica amministrazione a delle tecnologie che sono comunque smart. Ci sono poi delle opportunità che la gestione di questo software portano, sia in termini di back office, perché abbiamo un back office che permette l'accesso multiutenti, quindi può essere sia il politico che il funzionario a gestire quello che riguarda poi tutta la comunicazione che il bot può veicolare al cittadino una volta che ha chattato con il bot. Quindi c'è tutto qua un discorso di broadcasting che può essere gestito per mantenere una comunicazione viva e costante con il cittadino. Con il fatto che c'è comunque un back office multiutente si può, praticamente sto parlando, sono i due punti con l'asterisco che si interfacciano tra di loro, quindi il fatto che sia il politico che il funzionario possono lavorare nel back office del chatbot, questo diventa comunque da punto di debolezza diventa in realtà un'opportunità su cui si può andare a intervenire. Il bot può anche rispondere a delle esigenze di programma elettorale, quindi può andare a trasferire quelle informazioni di tutto quello che è stato realizzato durante il mandato. Quindi ce ne sono tante di opportunità che sia noi che Conord abbiamo visto in questa progettualità. E come l'abbiamo interpretata? L'abbiamo interpretata come un bot che in questo momento ha questa struttura. Raccoglie informazioni sui rifiuti, quindi quelle che sono le zone, gli orari e la differenziata. Un esempio su tutti, il cittadino può chiedere dove viene smaltito un determinato prodotto e il bot risponde. Nel momento in cui non è in grado di rispondere, fa comunque riferimento alla differenziata del proprio comune, cercando dei suggerimenti e poi andando a restituire garanzie al cittadino. Può raccogliere delle segnalazioni, quindi si può inviare una fotografia e si può inviare anche una geolocalizzazione, e quindi gli uffici ricevono in tempo reale attraverso una mail la segnalazione del cittadino. Sapete anche voi che il bot, lavorando comunque sui dati di Facebook, è comunque un utente che in qualche modo è già schedato, quindi tutta la parte, chiamiamola così, anonima viene in questo modo a mancare. Quindi anche per gli uffici diventa interessante capire se la segnalazione è di peso o non è di peso, e quindi capire se sono informazioni realmente utili alla cittadinanza o semplicemente una polemica sterile, tanto per dire tutto il paese che è una buca enorme, in realtà con una possibilità di segnalazione fotografica e anche una geolocalizzazione, la cosa è abbastanza continua. Abbiamo poi le informazioni, quelle classiche che tutti chiedono sugli uffici, sui servizi, perché una parte che abbiamo visto fondamentale è quella di sapere a chi mi devo rivolgere nel momento in cui ho una determinata necessità. C'è poi una parte dedicata all'invio dei documenti e dei certificati, e dove si danno dirette informazioni sui vari certificati, quindi
l'ufficio competente riceve già una segnalazione con alcuni dati filtrati e in questo modo ha già un contatto diretto a cui rivolgersi per inviare i documenti, e poi c'è una sezione più generica che dice come fare per pagare le tasse, qual è l'aliquota utilizzata in questo comune e via dicendo. Quindi, come dicevo, in questo momento questo bot che è stato realizzato è un bot che ha dei dati fittizi, però se volete potete comunque andare a testarlo, anzi a me fa piacere, andate a fare delle prove per prenderlo in castagna, so che ai programmatori piace questa parte qua, di andare e metterlo alla prova e di sfidarlo per vedere dove è performante e dove ci sono delle carenze. In questo momento è disponibile sia un sito internet con tutte le informazioni che riguardano questo progetto, c'è la possibilità di chattare ovviamente attraverso Facebook o attraverso Messenger. Dimmi tu, se vuoi lo facciamo adesso in diretta, altrimenti potremmo anche chiudere qui e lasciarlo poi a loro, ai loro successivi commenti sulla chat, come preferisci tu. Se...